Beh, grazie a Luigi dell'invito. Sale Docs non lo ringrazio per l'ospitalità. Scherzo. Sì, la mia presentazione, come appunto accennava Luigi, andrà oltre al Brasile, però è strettamente legata a quello che si è detto fino ad ora e alle immagini che ci hanno mostrato, in particolar modo le prime due presentazioni. E appunto perché... Ok, faccio partire, poi dopo vi spiego cosa vedrete. E la mia presentazione appunto si vuole un po' interrogare sulle relazioni tra l'arte e politica, e in particolar modo appunto come potremmo rispondere a una serie di questioni che ci possiamo porre, cosa significa fare un tipo di arte che è politica oggi. E già da prima abbiamo visto come la sfera dell'attivismo e quella dell'arte si intrecciano, in particolar modo ultimamente, per una serie di pratiche che hanno in comune e una serie di termini che condividono, come appunto quello della performance, dell'interruzione, dell'improvvisazione, l'irruzione. Sono tutti termini che condividono sia il mondo artistico che quello dell'attivismo. E quindi inoltre tutto questa forma di contatto si può vedere anche in come gli artisti rispondono alle dimostrazioni degli attivisti. Basta pensare che quando c'è stato Occupy Wall Street è nato subito il movimento di Occupy Museum, e oggi sempre più gli artisti, anche oltre alla loro stessa attività e produzione, si impegnano in maniera attiva a cambiare le stesse istituzioni, rinunciando a partecipare a biennali che sono finanziate da enti eticamente scorretti, o alla campagna portata avanti da Gulf Labor. E quindi un altro punto di contatto che secondo me è interessante evidenziare è anche l'utilizzo dello spazio pubblico, dove entrambe, sia l'attivismo che l'arte, si riversano. E quindi però mi piacerebbe anche poter parlare del web come uno spazio pubblico che può essere manipolato, utilizzato in maniera diversa e alternativa. In particolar modo vorrei focalizzare sull'utilizzo delle immagini, è per questo che quello che state vedendo è una carrellata di immagini che io ho ripreso per preparare questa presentazione, che sono una selezione di artisti che ho scelto così, però non sono artisti di cui parlerò adesso, ma semplicemente per farvi vedere come queste immagini viaggiano nel web e sia gli artisti che gli attivisti condividono lo stesso tipo di background, e queste immagini vengono utilizzate in differenti contesti. E quindi cioè mi piacerebbe appunto proprio sottolineare l'importanza che le immagini hanno oggi, sia nella nostra vita che nelle pratiche artistiche. Ad esempio, questo è un video di Oliver Ressler che ha girato tra le varie Occupy, tra il 15M, qui in Grecia, è venuto a Roma. E quindi sottolineando l'importanza delle immagini, è anche interessante notare come le immagini non pervadono più semplicemente la sfera pubblica, ma anche quella privata, poiché le immagini appunto oggi sono presenti, ognuno di noi ha un telefono col quale può riprendere e filmare la realtà, quindi non sono più semplicemente in una sfera pubblica, ma in una sfera privata. E secondo gli esempi che adesso vi voglio introdurre in maniera un po' più approfondita, sono secondo me un interessante punto di contatto tra appunto l'arte, il documentario e l'attivismo. Infatti secondo me in particolar modo a partire dal movimento di Occupy nel 2011 il nostro immaginario si è totalmente rivoluzionato. E le nuove tecnologie hanno sicuramente influenzato questo tipo di immaginario, quindi quando guardiamo queste immagini è difficile capire se ci troviamo di fronte a delle immagini di tipo documentario, delle immagini giornalistiche o delle immagini semplicemente di artisti. Questo era
un artista cecoslovacco, è una carrellata appunto per far vedere come questa sia una tendenza veramente globale che va dal Brasile, come abbiamo visto prima, passando per il Medio Oriente fino ad arrivare all'Est Europa, e come appunto le immagini seguono queste ondate di uprising. E, ecco, mi piace, se adesso volete leggere le brevi linee che sottolineo, questa è una citazione di Susan Beck Morse, che secondo me è molto significativa perché ci fa capire il potenziale che hanno le immagini, quindi di poter essere anche uno strumento democratico di comunicazione e che possano andare oltre alle barriere linguistiche e quindi avere una forte carica positiva. E i due esempi che ho scelto sono tutti e due riferiti al Medio Oriente e sono entrambi due collettivi artistici. Il primo è il collettivo Mosirin, che si è formato nel 2011 in Egitto, al Cairo, e qua potete vedere il loro canale Vimeo, dove sono caricate centinaia di video che loro hanno prodotto dal 2011 e continuano a produrre per raccontare quello che succede. In particolare un progetto molto interessante che hanno sviluppato è stato quello di Tahrir Cinema, nel quale venivano organizzate una serie di screening pubblici nelle piazze del Cairo, in particolare a Tahrir, nei quali venivano riproposti i materiali video girati non solo dagli stessi artisti parte del collettivo, ma anche quelli dei cittadini. Questo sia per avvicinare tutti coloro che non avevano internet all'interno della popolazione, quindi non potevano vedere quello che stava succedendo oltre alla televisione, quindi andare anche oltre alla censura, ma sia anche perché questi momenti diventavano un momento di confronto tra gli cittadini stessi. E quindi era molto importante anche la parte di discussione che nasceva da questi screening, che come vedete erano molto frequentati. E questo infatti il loro canale YouTube è stato nel 2011 il più visitato come resoconto di quello che stava succedendo. E quindi secondo me sono un esempio perfetto dove le immagini degli artisti e quelle degli attivisti si coniugano. Adesso invece il secondo esempio è il collettivo di filmmaker siriani Abu Nadara, che è un collettivo che si è formato invece a Damasco nel 2010. È un collettivo di filmmaker totalmente anonimi, a parte il suo portavoce che vive a Parigi. È interessante anche il fatto che Abu Nadara in arabo significa uomo con gli occhiali, quindi riprendono un po' il Bertrop con l'uomo con la macchina da presa. E loro dal 2011 pubblicano ogni venerdì sul loro canale Vimeo un piccolo video dalla durata degli 1-3 minuti. Aspetta, magari questo ve lo faccio vedere poi. Nel quale raccontano il conflitto siriano. E secondo me sono uno degli esempi più interessanti che c'è adesso, insomma, su questa relazione attraverso le immagini tra l'arte e l'attivismo, poiché sono una fonte che ci permette di vedere cosa sta succedendo adesso in Siria e veramente dall'interno. E questi video sono sempre molto spesso sono girati semplicemente con delle persone che fanno delle interviste e raccontano che cosa è accade durante la giornata. E questo qua ve lo faccio vedere, che c'è, racconta di Palmira. Non c'è l'audio, vabbè, ma tanto ma no, non c'è nella mia ripresa, però è semplicemente in arabo, quindi non so se qualcuno può fare. Per farvi un po' capire che cosa fanno.
Ok, insomma, credo che possa bastare così.